È certamente una giornata importante perché sono messaggi che noi reiteriamo ogni anno nei confronti di quelli che sono i danni, diciamo, veramente esponenziali che dà il fumo sull'apparato respiratorio e non soltanto, che provoca malattie e decessi, devo dire anche in numero molto più elevato rispetto a quello che ha fatto il Covid, con un livello di attenzione molto più basso. La differenza è che si tratta di una pandemia silente prolungata, che è poco attenzionata, diciamo, dal punto di vista, diciamo, devo dire anche istituzionale, dal punto di vista anche comunicativo. È una sola giornata, noi la combattiamo noi pneumologi, che siamo gli specialisti chiamati in causa per le malattie legate al fumo dell'apparato respiratorio, insieme al centro antifumo, quindi il dottor Pieralli, abbiamo il supporto del Calcit e del SERD. E oggi quindi misuriamo appunto la spirometria, con la spirometria e il respiro, che è il primo segnale di danno a carico dell'apparato respiratorio. Contestualmente diamo informazioni ai cittadini che passano su quelle che sono le malattie respiratorie da fumo, ma anche non soltanto da fumo, per poterle prevenire e soprattutto sapere che c'è un punto di riferimento anche nel nostro ospedale di Arezzo per poter fare una diagnosi e una cura adeguata di queste malattie. Smettere di fumare si può? E se sì, come? Sì, smettere di fumare si può, alcuni provano, o meglio la maggioranza, provano da soli, non sempre ci riescono e se uno non riesce può venire ai centri antifumo. Si fanno trattamenti individuali e di gruppo, si basano su un intervento psicologico di tipo cognitivo comportamentale e si può associare terapia farmacologica specifica. Più o meno il tempo entro il quale si riesce ad abbandonare questo vizio qual è? È variabile e i nostri trattamenti di gruppo di solito in un mese sono 7-8 incontri che durano circa alcuni due volte alla settimana, poi altri incontri diventano settimanali, quindi in un mesetto e mezzo, due, di solito iniziando prima a ridurre, poi si sospende e poi si cerca di favorire il mantenimento dell'astensione, mediamente si riesce.